quando ha letto il mostro, che non è poi così lontano il mare. Giuro, mi fai venire voglia di futuro. Dimmi come che fai, mi lasci vincere, poi vuoi la rivincita, e litigare con te è meglio del cinema. Meglio del cinema, Fedez, qui su CRT Radio. E a proposito, ne abbiamo parlato la scorsa settimana, il cantante ha fatto questa sorpresa alla sua lei, sto parlando della Ferri, come appunto la chiama, e ha fatto questa sorpresa sul lago di Como, gli ha cantato, pensate, in mezzo all'acqua questa canzone, e ovviamente che è uscita da poco più di una settimana, e noi continuiamo con queste stranezze. A proposito, voglio ricordare ai ragazzi di prendere spunto dal signor Fedez, dal signor Lucia Federico. Ecco, continuiamo con Paris Hilton, la giovane ereditiera è sempre stata oggetto di scoop bollenti e gossip fuori dal comune, notizie poco ragguardevoli nei confronti dei popoli più svantaggiati hanno sempre contraddistinto la Hilton, che sembra abbia fatto il bagno in una vasca di champagne dal valore di $400,000. È nota ai suoi domestici anche la collezione di borse che la biondina Pepe farebbe conservare in frigorifero per il timore che si deteriorino. Oddio, veramente ne sento di ogni. Poi ancora Sharon Stone, che è tra le donne più esigenti di Hollywood, ebbene sì, è stata etichettata come la donna più esigente di Hollywood. Ai primi posti c'è Sharon Stone, che è perfezionista, ossessivamente maniaca dell'igiene. L'attrice, pensate, ha tentato di praticare iniezioni di botulino alle dita del figlio Rohan di 8 anni. Sharon inoltre non solo costringe ogni giorno i suoi domestici a pulire le sue automobili esclusivamente con dei pennelli con un pelo particolare, ma pretende nei contratti di lavoro che la produzione paghi babysitter e cameriere per controllare 24 ore su 24 i suoi figli. Diciamo che l'eccessività non è cosa da poco, e in questo caso Sharon Stone è una delle reginette.
Circus, Post Malone qui su CRT Radio. Continuiamo a parlare, anzi a ricapitolare un po' tutto quello che è stato il tema di questa puntata, ovvero i vizi dei personaggi della letteratura, da Sherlock Holmes con il vizio per gli stupefacenti, a Dostoevsky con il vizio per il gioco, a Flop che l'album per l'appunto di Salmo, che è nato a marzo del 2020, che è figlio di lockdown e pandemia globale. Infatti il primo pezzo che ho scritto dice: è addio. In quel periodo mi sentivo completamente destabilizzato, come tutti, cancellarono il tour mondiale per la pandemia e, come se non bastasse, troncò appunto con la ex, poi è sprofondato in un buco nero e non si vergogna a dire che ha dovuto fare un ciclo di psicofarmaci per riprendersi. Dice che era completamente fuori di testa e non faccio l'elenco di tutte le cose che sono successe in questo lungo periodo di attesa, ma vi assicuro che ho rischiato di perdere la salute mentale. Può sembrare banale, ma questo disco mi ha salvato la vita. Scrivo questa cosa per farvi capire che non è tutto così semplice come sembra. Questo disco è scritto con il sangue. Fatene buon uso, e sicuramente non è l'unico, perché dagli studi che si sono fatti qui in Italia, la crisi economica provocata dalla pandemia incrementa a sua volta il disagio mentale in tutta la popolazione, quindi il rischio di depressione raddoppia in chi ha un reddito inferiore ai 15.000 euro. Questo sono dati che si sono evinti appunto dagli studi e dalle statistiche durante l'ultimo anno. E abbiamo parlato di Salmo, del suo disco di Flop e appunto delle parole che ha riportato in una storia di Instagram che vi ho detto poc'anzi. Continuiamo con Taxi Driver Comi e poi ci troviamo di nuovo qui per i saluti finali. Canzoni viaggiano in taxi per ripulire le strade. Vengono fuori la notte gli animali più strani. Io che invocavo un diluvio che prese me per ostaggio, ma quello specchio ce l'ha con me. Guidavo ore, quel vuoto farneticava un estraneo alla società. Io le chiesi dove la porto, mi disse: avanti abbastanza, ho indossato per ogni corsa qualcosa di qualcuno. Mentre ti allontani reggo il filo del tuo maglioncino nuda. Non ti ho mai vista nuda, precipitero prima. Una notte senza luna, una rosa senza spine. Strade ci collegano, i giorni passano uguali. All'improvviso te, stavo cantando da solo. All'improvviso te, non c'è mai stata altra scelta. All'improvviso te, Luca, facci piangere. Boia, tutto insieme. Sfruttamento, alienazione, insopportabili scelte. 12 ore in auto, le altre sul diario. Nel buio di un cinema porno, vivo per sbaglio solo in una città che non sente che si è agitata. Gli abissi di un'anima che non vuole dover sparare più. La fine è bang. E
E si torna in diretta su CRT Radio. È arrivato il momento di salutarci e di darvi appuntamento alla prossima settimana, sempre di lunedì dalle 16 alle 18. Io non posso non salutarvi e appunto darvi appuntamento. E anche questa settimana ho fatto questo gioco di parole, appunto, vabbè, insomma. Dai, ci vediamo la prossima settimana. Arriva lui con Raggi Gamma, ecco, sto parlando di San Giovanni. Alla prossima settimana, ciao. E se mi guardi così passa per la testa. E se mi guardi così adesso se non ci sei, avevo bisogno di un po' di spazio, ma ora ti penso e lo sai cosa mi passa per la testa. E se mi guardi così